Ciao ragazze e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi fuori c'è un caldo pazzesco, ma noi non possiamo uscire perché Chloe ha la varicella, Samuel ha avuto la varicella una settimanina fa, adesso è in fase di guarigione, ma la varicella gli ha scatenato un'orticaria post-infettiva, quindi non possiamo uscire di casa. Fa caldo, non so come tenere impegnati i bambini. Samuel adesso lo metto giù a giocare, si è appena svegliato, infatti se sentite urlare questi rumori sono i bambini che stanno giocando. Comunque ho una vaschettina di mascarpone, ho fatto la spesa quindi ho comprato anche gli ingredienti per fare una torta, un ciambellone, adesso vediamo un po'. Io volevo fare una torta, ciambellone, dopo deciderò lo stampo, ma sempre quello è. Volevo fare una torta con torta semplicissima, quindi vanigliata semplicissima, poi voglio farcirla con mascarpone e Nutella, quindi fare una crema di mascarpone e Nutella. Quindi niente, adesso vi faccio vedere gli ingredienti e facciamo questa ricettina insieme, sperando che i bimbi lo permettano. Comunque, altra cosa che volevo dirvi è che ho comprato la ring light, vi faccio vedere dove lo scappo. Ho comprato questa ring light per telefono, quindi il video dovrebbe essere con una risoluzione un pochino più luminosa rispetto al solito, o almeno spero. Quindi niente, spero che così riusciamo un attimo a risolvere il problema della luminosità o comunque della resa del video. Tra l'altro domani mi arriva il cavalletto per telefono e alla fotocamera, videocamera penseremo in un secondo momento. E quindi niente, iniziamo questa ricetta perché poi per farcirla devo appunto aspettare che si freddi, quindi iniziamo subito. Quindi per fare questa ricetta vi dico le dosi: avremo bisogno di 2 bicchieri di farina, io uso questa qua 00, mezzo bicchiere di latte, uso questo qua parzialmente scremato perché ho questo in casa, potete in alternativa usare uno yogurt del gusto che preferite, in realtà ce l'avrei anche in frigo, però è da tanto che non lo faccio con latte, di solito viene un pochettino più morbida con il latte, quindi metterò il latte, 3 uova, un bicchiere di zucchero, mezzo bicchiere di olio di semi e una bustina di lievito per dolci, io uso quello vanigliato. Per le dosi io ho preso 2 bicchieri appunto per misurare qui gli ingredienti, uno per i liquidi e uno per i solidi. Iniziamo subito con la ricetta. Thank you.
Ok, questa è la consistenza che dovete ottenere. Se si decide a mettere a fuoco. Allora, per la farcia invece avremo bisogno di mascarpone e di crema alla nocciola, insomma Nutella, io ho questa. Non vado a mettere zucchero, come farei per un tiramisù, anche se questo qua non è proprio dolcissimo, perché la Nutella è molto dolce, quindi non vado a mettere lo zucchero, ce lo risparmiamo, almeno in questo. Adesso metto tutto. Ok, ho spalmato la crema, adesso metto un po' di latte anche su questa superficie, però ne metto di meno, e poi vado a chiudere. Ed eccola qua, l'ho chiusa e ricoperta di zucchero a velo. Adesso la facciamo assaggiare a Chloe e vediamo com'è questa torta, vero Chloe? E niente, spero che questa ricetta vi sia piaciuta, io vi mando un bacione, ci vediamo al prossimo video e se la rifate a casa potete scrivermi qua sotto cosa ne pensate oppure taggarmi su Instagram e vi lascio qua il mio nickname su Instagram. Niente,